Buongiorno guerrieri, sono Gianni Acciai e fiero e orgoglioso dello scudetto che porto sul petto. Posso dirvi naturalmente che anch'io resto con Enegan. Oggi è il 16 marzo e ho una grande responsabilità perché prima di me ha parlato Andrea e Giovanni e vi hanno già detto che ci saranno delle novità. E ecco il momento e eccoci arrivati. Vi chiedo però la massima attenzione per una decina di minuti perché posso assicurarvi che saranno due novità molto importanti che avranno a che fare con il vostro lavoro e questo difficile momento che stiamo attraversando. Intanto vi porto in giro un po' per l'azienda. Ecco, comincio proprio con il racconto della giornata, quindi voglio farvi vedere un po' come stiamo lavorando in questo momento. E abbiamo Andrea, sempre sul pezzo, come non potrebbe essere, ma il resto degli uffici, come potrete vedere, sono tutti completamente vuoti. Andiamo pure dalla parte della hall, a parte qualche caso. Ciao, un saluto. Buongiorno Ciao. E anche qua, questa è l'officina, questa è tutta la parte operation. Forse qualcuno di voi magari non ne ha neanche mai visti questi ambienti, o chi li ha visti li ha sempre visti pieni, zeppi di persone che lavorano. Adesso praticamente non c'è nessuno, non c'è nessuno per le cose che poi vi spiegherò bene nel dettaglio dopo. Ma andiamo a vedere anche un ambiente che conoscete già di più, che è l'ambiente delle formazioni. Perché l'azienda non è ferma, perché come vi ho già detto, siamo, volevo farvi vedere i nostri Ciao a tutti, vi direttori all'opera. faccio strada. Vai, prego. Prego. Che stavo spiegando come l'azienda è vuota, ma come va avanti, come tutti noi siamo impegnati sul pezzo. Questa molti di voi la conoscono, è la sala Calypso, Ciao dove c'è Marco. Ciao a Walter, dove tutti. c'è Pier Giovanni, ma soprattutto, come vedete, tutto il board aziendale, tutti i direttori. Ciao ragazzi! Mute, Sono in mute, eh? Ah, sono in mute. se no rimbomba, per cui diciamo parlano uno per volta, per cui non vuoi un saluto Ciao individuale. ragazzi, ma soprattutto grazie, grazie di tutto. Ciao! Grazie Io a tutti. ritorno di là, Ciao, faccio ciao. vedere ormai le ultime persone che sono a lavoro per garantire i servizi, quelli che non possono essere assolutamente rimandati. Il fronte dell'azienda, eccola qua. Ciao Ale, Ciao. saluta un po' tutta la nostra gente. Ciao. E poi una prima linea assoluta. Eccola qua, la prima linea assoluta. Buongiorno a tutti. Eccoci, ce la faccio. Eccola qua. Grazie, grazie, grazie Ale. E poi tutto il CED, che per lo stesso discorso ho fatto prima, sono uffici vuoti ma perfettamente operativi. L'ultimo saluto va anche a chi, anche lui è sempre in prima linea, a gestire tutte le vostre spedizioni. Eccolo qua, a rigorosa distanza di sicurezza. Ciao, ciao Fabio, grazie. Bene, come avete visto, questo è l'ingresso in azienda di oggi. L'azienda era completamente vuota, ma completamente operativa, viva. Perché? Perché già da domenica scorsa noi ci siamo messi veramente a testa bassa a cercare di capire come seguire le disposizioni molto importanti date dal nostro Presidente del Consiglio. E quindi è partito il piano dello smart working, del lavoro agile, e non è stato semplice perché dall'oggi al domani capire come non stoppare la macchina, mettere a casa
tutte queste persone non è stato assolutamente semplice. Le infrastrutture c'erano già, fortunatamente, sia a livello di server, di collegamenti, di connessioni dati, eccetera, però mancava il tempo, mancava l'approccio mentale ad una metodologia nuova di lavoro, mancavano banalmente anche i PC. Per cui se siamo riusciti a fare questo è grazie anche a tutte le persone che hanno reso, si sono resi disponibili ad utilizzare il PC di casa, la connessione di casa, pur di aiutare l'azienda. E quello che avete visto oggi è il risultato. Praticamente mentre vi sto parlando, in questo momento ci sono 209 persone collegate in azienda. E con orgoglio penso di poter dire che l'azienda non si è fermata neanche un minuto. Tutti i processi sono andati avanti regolarmente, la fatturazione è uscita, ogni pratica viene gestita regolarmente, ogni pagamento preso in carica, ogni chiamata del cliente viene seguita esattamente come lo facevamo prima quando eravamo in azienda. Quindi direi un grande grazie a tutte le persone che hanno reso possibile tutto questo, da Walter che ha coordinato tutti gli aspetti operativi dalla sua direzione, all'ufficio IT che chiaramente ci ha permesso nel fine settimana di cominciare a mettere in piedi la macchina che poi durante tutta la settimana si è perfezionata. Ma perché vi dico tutto questo? Vi dico tutto questo perché a noi soci chiaramente preme l'azienda, la nostra creatura, ma soprattutto ci preme la salute delle persone che ci lavorano. E quindi se da un lato quello che abbiamo fatto per i dipendenti, lo avete visto, è stato difficile, ma in qualche modo è stato possibile, a questo punto ci siamo chiesti cosa possiamo fare per voi, cosa possiamo fare per voi che nonostante tutto state portando avanti il nome dell'azienda, il nome di Enagon in giro per l'Italia. Cosa potevamo fare per voi guerrieri che a questo punto, perdonatemi, penso sia meglio chiamarvi eroi. E quindi se da un lato già Andrea ha anticipato quelli che saranno i sostentamenti economici, le iniziative, tutto ciò che sarà specifico del mondo commerciale, a me, come sapete, spetta un po' il compito degli strumenti, delle infrastrutture. E quindi mi sono messo a pensare cosa realmente potevo fare o potevamo fare per voi. Ho pensato a quanto è difficile muoversi in questo momento, per cui la novità, che in realtà sono due novità, vanno proprio in questo senso, vanno nel senso di aiutare il vostro lavoro in questo momento in cui non vi potete muovere o quantomeno vi potete muovere con grande difficoltà. Quindi vi chiedo, quanto sarebbe importante poter chiudere un contratto con un vostro cliente che magari avete sentito telefonicamente, vi deve dare una risposta, ma non lo potete raggiungere? Quanto sarebbe importante? Ecco, dietro a questa domanda io ho cercato di dare la risposta. Ebbene, con grande sforzo da parte di tutto l'ufficio IT, che è stato convogliato, tutte le risorse sono state convogliate su questo progetto, posso dirvi che da oggi, saranno disponibili i contratti a distanza. Cosa vuol dire contratti a distanza? Vuol dire la possibilità tramite iBox di creare dei contratti cosiddetti precompilati che possono essere precompilati in ogni informazione, quindi completamente o anche parzialmente. Quindi si potranno creare questi contratti precompilati da iBox e si potranno poi inviare al cliente. Per come si può fare questa cosa? Beh, io seguendo un po' il mood che abbiamo dato a questo tipo di presentazione ho fatto delle bellissime slide che vi presenterò e quindi questo è l'agente e che fondamentalmente le operazioni da fare quali saranno? Saranno quelle di creare il contratto direttamente precompilato da iBox e in questa fase è molto importante il fatto che verrà attribuito un codice univoco, quindi quel contratto avrà un suo numero assolutamente univoco che identificherà solo ed esclusivamente quel contratto. Poi, come dicevamo, andranno compilati i campi, quindi parzialmente o totalmente,
dopodiché potremo generare il PDF e in ultima battuta non potremo far altro che inviare via mail il PDF al cliente. Ma cosa succederà dal lato cliente? Con la prossima slide potete vedere che il cliente, a questo punto ho inserito anche un soggetto femminile, non farà altro che stampare il PDF del contratto, firmarlo, inserire i dati che probabilmente mancano e insieme a tutti gli altri allegati lo potrà inviare sempre e direttamente all'agente. E a questo punto quale sarà il grande vantaggio? Il grande vantaggio, come vedete, la gente adesso è felice, alza le mani al cielo, anche perché potrà fare il precaricamento come ha sempre fatto su Ebox, ma la cosa importante, se vi ricordate il codice univoco di prima, sarà che indicando quel codice univoco la macchina catturerà i dati che erano stati già precedentemente inseriti nel precompilato e in modo molto veloce sarà possibile chiudere il contratto. Quindi mi sembra una grandissima novità, una grandissima opportunità, sulla quale, sulle varie modalità di utilizzo, chiaramente lascio la parola al mio amico e socio Giovanni, che vi spiegherà, come spingere al massimo su questo strumento. E se vi state chiedendo in questo momento da quando sarà disponibile, posso dirvi che sarà disponibile da oggi. Oggi, immediatamente dopo la messa in onda sul canale YouTube Enegan di questo video, voi potrete rientrare in Ebox e andare a verificare questa nuova funzione, che sarà già attiva con gli 8 principali contratti che conoscete a menadito e che coprono il 99% della nostra produzione. Che ne dite? Sarebbe bello potervi sentire, ma mi accontenterò di eventuali commenti che metterete nel video YouTube come recensione. È finita qua? No, perché parlavamo di due novità, per cui vado ad introdurvi la seconda. Sicuramente tutti voi state vedendo come noi italiani siamo fortissimi e siamo pieni di inventiva e ci siamo reinventati anche quelle che sono le cene, gli aperitivi, i compleanni, facciamo tutto tramite Skype, avrete visto sicuramente. Bene, a questo punto la seconda grande novità è questa, Life Size. È un'app che si può installare sia su mobile, sia su telefono. È inutile dirvi che sugli Apple funziona meglio, ma questo è un altro capitolo. Oppure l'app su PC. Perché vi parlo di questo? Perché comunque in questo periodo è cresciuta tantissimo l'esigenza anche da parte vostra, di voi SM, di voi DM, ma anche di voi AM, di dover convocare delle riunioni, vedere delle persone, fare delle formazioni senza possibilità di spostarvi. E quindi avete utilizzato strumenti un pochino più disparati, da WhatsApp, Skype, FaceTime, eccetera, eccetera. Ecco, noi abbiamo fatto un enorme investimento su questa piattaforma, che è la piattaforma che già usavamo per le nostre videoconference e che a questo punto abbiamo aperto anche alla possibilità di creare un numero molto consistente di utenti. Perché? Perché ve lo spiego tra un istante. Intanto segnatevi bene questo indirizzo, perché per installare l'app, la piattaforma sul PC sarà necessario collegarsi a questo indirizzo https://call.lifesizecloud.com/download, chiaramente sia per Windows che per Mac. Per quanto riguarda il telefono, ovviamente Lifesize lo troverete nel solito Apple Store, Google Store, eccetera, eccetera. Qual è la grande novità? La grande novità è che, avendo reputato questo strumento molto affidabile, molto concreto e anche molto governabile rispetto a uno Skype o altre tipologie di strumenti che difficilmente potevano essere governati, tramite Lifesize sarà possibile creare dei meeting.
Ecco qua un piccolo esempio di quello che è un meeting. Un meeting è una stanza, è un room, come la chiama la procedura, quindi un posto dove attraverso internet più persone possono collegarsi e possono legarsi via video e via anche esclusivamente via telefono. E guardate, la cosa importante è che chi parteciperà alla riunione potrà avere l'app di LifeSize e quindi sarà facilitata per una serie di funzioni, ma non è assolutamente obbligatoria. Lui si potrà collegare anche tramite un qualsiasi browser come Chrome, come Safari, eccetera, eccetera. Ma dov'è la novità? Come sapevate, già ora noi ci collegavamo tra Grosseto, Vinci, eccetera, eccetera. La grande novità è che apriremo per ogni SM e per ogni DM un utente di questa piattaforma, tale per cui questo utente avrà un suo ID ben preciso. Io vi faccio vedere il mio. Questo è effettivamente il mio profilo, il mio ID delle chiamate LifeSize. Quindi chiunque possa digiti questa stringa nel browser o tramite LifeSize chiami questo numero, si metterà direttamente in contatto con me. Qual è a questo punto l'idea? L'idea è che ogni SM, ogni EDM, avendo un proprio numero, potrà tranquillamente farlo veicolare e potrà fare qualunque tipo di riunione, formazione a distanza con i suoi collaboratori. Beh, direi una cosa molto interessante, anche perché, ripeto, lo strumento è altamente performante. Ma c'è un'altra novità. In realtà esistono due tipi di meeting. Esistono i meeting permanenti, per cui, per esempio, quelli di cui vi parlavo prima, oppure le nostre sale riunioni, le sale riunioni commerciali, ci sono delle meeting room permanenti e che saranno sempre possibili raggiungere H24. Però, su determinati scenari, questa situazione potrebbe non essere ottimale, perché comunque una volta dato un numero, una volta dato un ID, qualunque persona, a qualunque ora del giorno e della notte potrebbe provare a chiamarlo. E allora ecco la grande opportunità, quella di creare dei meeting temporanei, quindi ognuno di voi, e per voi intendo DM, SM, lo riterrà necessario, potrà creare una meeting room temporanea che avrà un suo ID e che durerà solo 24 ore dal momento del suo primo accesso. A cosa può servire questa? Può servire per fare delle riunioni allargate, magari a dei collaboratori ai quali non volete lasciare, diciamo, il vostro ID personale, oppure, perché no, nel coinvolgere anche i clienti. Perché, vi ripeto, lato cliente non è necessario avere l'app LifeSize. Se voi manderete il link con l'ID via mail, il link con l'ID della room temporanea, per il cliente sarà sufficiente avere un PC, una connessione, una telecamera e lui si collegherà tramite il browser a questa meeting room che dopo 24 ore scomparirà. Bene, io sono veramente orgoglioso e sono veramente felice di appartenere ad Enegan, anche perché arrivano testimonianze, soprattutto da parte vostra, di come state superando questi momenti. E io non posso far altro che dirvi grazie, come non posso far altro che dire grazie ai miei soci, a Walter, a tutte le persone che ce la stanno veramente mettendo tutta. E io sono sicuro e non posso che chiudere dicendo che andrà tutto bene e ce la faremo, perché ce la faremo.